L'esperienza è stata veramente fantastica, non solamente per l'esperienza in sé, per quanto in effetti è un po' faticosa, ma anche per il valore che secondo me ha proprio questo progetto, perché comunque in Italia ci sono delle creatività incredibili e quindi è veramente un peccato che il cortometraggio non abbia una dignità come prodotto cinematografico. Un anello dal valore inestimabile, l'anello di un re! Ma tu hai visto dove lo metteva? Che roba essere un re! Maestà, sire, chissà quante cose potrei fare, anche solo per un giorno. Mio fratello è un deficiente. Ma lascialo perdere, l'anello, dov'è? Perché Aperitivo Corto, diciamolo, per me è stata un po' una novità, perché è un po' come questo frutto che se non sbaglio è melograno, cioè un po' mele, un po' grano, anche una battuta per dire così. Poi il prossimo film lo presento. Ma usciamo da altri filmati, non se ne accorge nessuno. Camminetta, non se ne accorge nessuno. Lavorare con Cesare è stata una cosa incredibile, perché non solamente ci siamo divertiti tutti da morire, ma poi è stato veramente un grandissimo supporto, quindi è stato utile sia sicuramente per chi vedrà la trasmissione, perché ha dentro questi spezzoni comici veramente esileranti, ed è stato molto utile anche per me, perché chiaramente aver qualcuno con cui dialogare dei corti e fare anche così qualche battuta, alleggerire, è stato veramente veramente bello. Dalma, che è stata molto brava e collaborativa. All'inizio, la prima volta che siamo andati sul set, è stato, mi guardava come un extraterrestre, un po' lo sono, però mi guardava proprio, mamma mia cosa dirà. Poi invece piano piano ci siamo sciolti e vedrete delle cose sicuramente divertenti. Per cui io sono entrato in questo mondo dei cortometraggi così un po' in punta di piedi, senza proprio saperne tanto, tranne qualche piccola esperienza personale e il mio babbo. Io questa cosa per fortuna sono riuscito a farla dire anche in trasmissione. Usava una vecchia cinepresa 8 mm con tempo massimo 3 minuti, mi ha insegnato a girare un cortometraggio in 3 minuti. Un cortometraggio di animazione. Di animazione. Sì. Forse ci vuole un po' di rianimazione, perché insomma non è non che l'è piaciuto, insomma mi è piaciuto, però non è che ci sia. Per quante persone possano passare nelle nostre 30 città, chiaramente la televisione ha un impatto sulla massa molto superiore, quindi veramente teniamo tutte le dita incrociate, perché bene o male lavoriamo tutti anche nei cortometraggi e ci farebbe veramente piacere che la gente iniziasse ad apprezzare anche queste opere, che poi sono tutte opere italiane, quindi veramente tutta farina nel nostro sacco. Una volta tanto potremo esportare noi le nostre opere all'estero e quindi speriamo veramente che le persone ci seguano. Thank you.
Scusate, bevo qualcosa perché non ci crederete, ma in tutta la lavorazione in questa location fantastica non sono mai riuscita a bere un cocktail decente, proprio neanche uno. Mi sono divertito anche molto, e anche il mio fegato, tra l'altro, per la parte che ho fatto, che è quella di un barman. Ho bevuto tanto, ho fatto tanti cocktail, sperimentato tanti nuovi ingredienti, e così come credo in Aperitivo Corto tutti questi giovani registi hanno sperimentato. Io lascerei questo cocktail così com'è, proprio così, perché è bello nella ripresa, sì, che finisce fuori. Sì. In questa scena tu gli aggiungi del ghiaccio. Sì, certo. E tu quando te ne vai te lo porti via. Quindi te ne porti via e questa cannuccione. Sì, e magari tu chiudi con... Certo, questo ha avuto successo, sarà stata che la canna era lunga. Insomma, un po' di trasmissioni ho avuto la fortuna di farle, e questa è una di quelle dove mi sono assolutamente divertito di più, perché il clima è stato un clima bello, divertente, senza ansie, senza stress, che credo debba essere lo stesso clima che deve in qualche modo vivere sul set di un cortometraggio. Io primo giorno, perché la potrei qua, mattino o pomeriggio? Diciamo che lo stile è stato studiato proprio per essere non troppo di nicchia, quindi parliamo un linguaggio assolutamente semplice, comprensibile, adatto a tutti. Quindi Aperitivo Corto, cortometraggi, divertimento, anche se poi le tematiche vanno dal thriller, videoclip, al video romantico, eccetera, e con questo miscuglio, se vogliamo, questo misto che però rimane in un unico frutto tra un po' di comicità e un po' di, anzi, tanto cinema. Non devono mai mancare due cose. Una è un cortometraggio, due è il ghiaccio. Grazie, la pillola gialla, la pillola gialla.